Comunque da 13.000 passate a 10.500. Anche questo è da tenere presente, no? Per ricordarsi di quanto cala, cioè già nel po' cala del 20% la giornaliera rispetto a quella al colmo. Se siete in questa situazione qua, vi cala del 300-400%. Ci sono delle piene che sono passate e sui dati non si vedono. Quando la piena passa in 20 minuti, ma anche se passa in 6 ore, andiamo a prendere i dati e non si vede la piena. Non c'è, però ha distrutto un paese. Ecco, tenetelo presente. Bene, allora, quando è che io ho bisogno del dato di idrogramma piuttosto che del dato di portata al colmo? Anche questa è una cosa da tenere ben presente, vi deve essere chiara. A me serve l'idrogramma quando ho bisogno anche del volume di piena, quando anche i tempi sono importanti. E quando è che voi avete bisogno del volume di piena? Ma ad esempio per dimensionare le casse d'espansione, ve le dovrebbe fare Brat, ve le ha già fatte? Ancora no. State ancora facendo lezione con lui, vero? Quando finisce, ve l'ha detto? Settimana prossima? Ok, allora dopo io lunedì quindi vi chiederò conferma perché poi devo sistemare delle ore nelle sue. Vi ricordate, vero? Boh, perfetto. Cioè a novembre vi chiedo un piccolo sforzo di accelerazione. Allora, ripeto, casse di espansione ve le farà e le casse di espansione vi serve il volume. Ci sono altre opere per le quali, ad esempio, altezza dell'impalcato di un ponte, non vi interessa il volume di piena. Mi interessa solo sapere il livello di piena e quindi la portata attraverso la scala di deflusso. Vi basterebbe anche solo il livello, se è solo il problema del posizionamento dell'impalcato. Oppure scaricatore di una diga, vi interessa solo la portata al colmo. Cioè scaricatore d'emergenza di una diga, vi serve solo la portata al colmo, non vi interessa lo scaricatore, una volta che è dimensionato per la portata massima, lavora anche per quella inferiore. Oppure gavetta di una briglia, vi interessa solo la portata al colmo. Oppure profili di moto permanente della corrente, che li studieremo, in parte li avrete già fatti con Brat, ma noi li studieremo ancora. Vi serve solo la portata al colmo, perché è permanente e allora io devo lavorare con il colmo, no? L'idrogramma invece non è moto permanente. Ecco, tutti questi ragionamenti, mi raccomando, abituatevi a farli, non, ripeto, non tanto per fare l'esame, perché è difficile. Non vi farò mai la domanda quando è che avete bisogno dell'idrogramma di piena piuttosto che della sola portata al colmo, la ritengo troppo banale. Però mi raccomando che siano concetti che sono chiari. Perché poi, ripeto, quando andate a progettare è tutto tempo guadagnato. Allora, ci sono qui alcuni video che vi invito a vedere, che riferite ad alcune piene. Anche questo è un aspetto, mi raccomando, andate su YouTube, oltre a questi due o tre link qua, ce ne sarà mille altri, fatemi un giretto su YouTube, tanto alla fine dura un minuto l'uno, ne guardate la decina, non è che dovete guardarne 200, però così vi rendete conto dell'aspetto che assume un fiume in piena, perché è una cosa che è una foto che dovete avere presente, perché quando uno va a progettare l'opera poi se lo immagina, e noi dobbiamo sempre cercare di lavorare con in mente quello che potrebbe succedere, e la fotografia in mente. Intendo la fotografia, poi certo anche la matematica, però la prima cosa è la fotografia. Dopo la matematica chiaramente ci serve poi per tirare fuori dei numeri, però per scegliere il metodo, per scegliere come approcciare un problema, è la fotografia che è importante. Ok, allora vediamo di cominciare quindi a studiare questo fenomeno, la portata fluviale di piena. Intanto guardate, è un quesito che a dispetto dei metodi che poi alla fine si chiedono anche all'esame e uno li spiega in 10 minuti, quindi sono anche dei metodi e anche da applicare, vedrete faremo un'esercitazione, lo facciamo tranquillamente. A dispetto dei metodi che sono abbastanza semplici, questo problema è molto complesso. È molto complesso perché spesso non abbiamo dati, o se abbiamo dati ne abbiamo troppo pochi, oppure perché ci vengono dei dubbi, proprio perché abbiamo in mente delle fotografie ci vengono dei dubbi, è un problema molto complesso e tenete presente che la complessità equivale sempre, però, e vi faccio notare il lato positivo, primo, è la complessità equivale sempre a un certo fascino, e voi direte a me che me frega, d'accordo, però la complessità equivale anche a delle opportunità. Cioè quando vi capita qualcosa di difficile da fare, è un'opportunità, no? Se
se non riuscite a farlo, vabbè, tanto era difficile e quindi non ci sono riuscito io, non ci sono riusciti neanche altri. Se ci riuscite è una bella opportunità. Quindi io, e questo è quello che penso sempre quando mi capita qualcosa che mi colpisce come una tegola, che dico come faccio adesso a fare sta roba, e allora penso, vabbè, insomma, pensiamo che è un'opportunità, è una cosa che aiuta molto. Allora, prima cosa, leggiamo lì, la portata e l'idrogramma di piena si riferiscono sempre ad aver assegnato tempo di ritorno e ad una segnata sezione fluviale trasversale, la quale a sua volta è riferita al bacino contribuente. Bene, sapete già che cos'è la sezione fluviale trasversale, sapete già cos'è il bacino contribuente. Secondo me sapete già anche cos'è il tempo di ritorno, ma adesso io lo scrivo sulla lavagna, perché c'è una cosa che mi stupiva fino a 2 anni fa. E la cosa che mi stupiva era che quando all'esame chiedevo la definizione di tempo di ritorno me la sbagliavano tutti. E sebbene sia una definizione estremamente semplice. Allora, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo quando, ho cominciato a dire: guardate ragazzi, la chiedo all'esame, ve la scrivo alla lavagna, non sbagliatemi questa definizione, non me l'ha più sbagliata nessuno. Quindi io continuo così. Allora, definizione di tempo di ritorno. Allora, prima cosa. Adesso, in presenza di cambiamento climatico, sentite dire che il concetto di tempo di ritorno è superato. Allora, per noi, per questo corso, invece, teniamolo buono, no? Poi arriveremo a capire come fare a superarlo, perché c'è un problema spesso, un problema che spesso la scienza dice il concetto è superato, poi non vi dice come fare a trovare il concetto che lo sostituisce. Ecco, io sono convinto che prima di dire che un concetto è superato, io agli studenti devo dire come lo si sostituisce. Allora, siccome è difficile dirvi come lo sostituisce, per adesso io vi dico, noi fino alle ultime lezioni di questo corso assumiamo che non è superato. Quindi togliamo il campo per adesso da questo dubbio. Bene, detto questo, che cos'è il tempo di ritorno? Il tempo di ritorno, aspettate che trovo un gesso, non mi faccio grattare la lavagna con le unghie, che è una cosa che non reggo, direi che questo va bene. Allora, tempo di ritorno. Allora, mi raccomando, poi vi dico quali sono gli errori che uno fa quando lo definisce. È il tempo medio. Allora, medio ci metto sotto 3 sottolineature, che intercorre fra 2 eventi di intensità uguale o superiore a quella segnata. Bene, allora, esempio, tempo di ritorno di portata al colmo pari a x, portata al colmo pari a x. Ecco, allora, che cos'è il tempo di ritorno di una portata al colmo pari a x? È il tempo medio che intercorre tra 2 eventi con portata uguale o superiore a x. Okay? Intensità, nel nostro caso, visto che l'evento è la portata al colmo, l'intensità è proprio la portata. Il concetto di tempo di ritorno lo potete applicare ai terremoti, ai maremoti, a qualunque evento, a condizione che lo definiate. Okay? Quindi per me io l'ho definito così, no? Portata al colmo pari a x.
Bene. Se questo è l'evento da voi definito, la definizione è questa. Gli studenti spesso si dimenticano di dire meglio, mi dicono il tempo che intercorre tra due eventi. È un errore che la forma è, non è granché, nella sostanza è gravissimo, perché se voi al cliente gli dite il tempo di ritorno che è il tempo che intercorre tra due eventi di portata uguale o superiore a 10, il cliente dice bene, quindi mi è successo l'anno scorso, per 9 anni sono tranquillo. Guardate che le persone lo fanno questa associazione, ma non perché sono stupidi, perché se gli diamo una definizione sbagliata, questo è il concetto che si dà. È il tempo medio. Allora, con questo concetto, il fatto che il Po abbia avuto una piena nel 51, col tempo di ritorno 50 anni stimato, una nel 94, uno dice bene, sono passati 43 anni, più o meno ci siamo, una nel 2000, dopo 6 anni, allora uno dice, qua sta succedendo qualcosa. No, prima di dire che sta succedendo qualcosa, aspettiamo di vedere quando verrà la prossima. Adesso sono passati 19 anni, quasi 20, diciamo, magari succede tra una settimana. Sono passati, diciamo, 19 anni e non è successo nulla. E quindi aspettiamo di vedere quando sarà la prossima, prima di dire che qualcosa sta cambiando. Quando si ragiona con i dati, chiaramente tutto questo presuppone tempi di ragionamento un po' lunghi. Quindi io capisco anche che a volte bisogna prendere delle decisioni più rapide e quindi uno per star sul sicuro introduce dei cambiamenti, e questo è un approccio prudenziale e chiaramente quello che noi vogliamo. Mi fermo, ci sono delle domande? Allora noi ci vediamo lunedì per lezione, martedì portate il PC, d'accordo? Grazie infinite.